Amici del canale Stay Traditional, ciao a tutti e bentornati per questo nuovo video. Quest'oggi mi sento molto religioso, visto che viaggeremo di nuovo in Inghilterra, e voglio farvi vedere questa maglietta. God save the beer! Dio salvi la birra. Oggi sono molto religioso, vabbè. Allora, ragazzi, dopo ieri ho fatto una visita di nuovo a Donato Ciniello, che saluto e ringrazio. Vi faccio vedere in anteprima, magari per il prossimo video, cosa mi ha regalato. Ed è questa sua nuova uscita, che è latte di mandorla, composto da latte d'asina, burro cacao, mi ha detto, e appunto la mandorla. Una fragranza che andremo a scoprire la prossima volta, perché quest'oggi presenterò una shaving cream inglese della Simpson. Dal 1919, Alfred Simpson, si è buttato in questa mitica carriera che ha fatto sì che diventasse veramente uno dei top che c'è in circolazione. È una crema, quindi una shaving cream, vedete, morbida, alla lavanda e vetiver. Fantastica, 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 un'esplosione veramente allucinante di lavanda. Come aftershave, quest'oggi useremo una colonia classica di Cella Milano. Visto che abbiamo la fragranza alla lavanda e al vetiver, io gli abbino tranquillamente questa fragranza floreale di Cella Milano. Ci sta, ci sta, ci sta. Oggi tutto fiore, oggi tutto fiorato. La novità di quest'oggi, con grande orgoglio, vi presento un pennello sempre targato Simpson, eccolo qua, e lo apro insieme a voi orgogliosamente. Questo è un pezzo che diventerà da collezione, perché ne hanno prodotti solo 50 pezzi e io sono uno dei 50 fortunati che è riuscito ad avere questo magico pennello. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Che sorpresa. Vabbè. CiaB2 sintetico limited edition, quindi in versione limitata. 50 pezzi, ragazzi, e io sono uno dei fortunati, come vi ho detto. Eccolo qua. Guardate che bello. Sono molto contento di avere questo pennello. Ci tenevo tantissimo. CiaB2 Syntex. È un sintetico, non male, molto, molto morbido. Molto morbido. Mi ricorda il tasso, il silver tip. Fantastico. Bene, lo metto un attimino solo in ammollo, giusto per in acqua tiepida, anche se non necessita di, l'ho già sverginato. Adesso ho fatto tutta la scenetta di aprirlo nella scatola, ma era già stato sverginato. Allora, pre-barba furbo, ma prima bagniamo come al solito il viso. E mentre ci bagniamo il nostro viso, e mettiamo un po' di pre-barba, continuo a salutare tutti gli amici del canale che stanno aumentando, sono contento, sono contentissimo, anzi, la gente continua a chiedermi informazioni, a darmi consigli. Ringrazio un utente che mi ha scritto sull'argomento muffa, mi ha consigliato di non montare i saponi in ciotola, ma
prelevare solo con un dito, onde evitare muffe. Anche se a me in un anno non è mai capitato, ho preso il suo consiglio e ne ho fatto tesoro. Meglio evitare, ha ragione, ha perfettamente ragione. Magari non le vedo le muffe, saranno invisibili, sono sempre comunque batteri che possono andare a intaccare il nostro sapone da barba. E quindi concordo ed eviterò. Grazie anche a tutti gli altri che hanno commentato i video, fa sempre veramente ultra piacere, perché ecco, così almeno ravviviamo il canale e ci scambiamo queste benedette informazioni, benedette perché oggi religiosi, religiosi al massimo. Ok, allora, oggi ciotola turca. Ciotola turca, gli ho messo un po' d'acqua calda, strizziamo il nostro chubby 2, fantastico, e andiamo a prelevare un quantitativo di questa fantastica shaving cream della Simpson, che sento un profumo, ragazzi, fantastico. Immettiamo nel ciuffo di questo fantastico chubby, guardate, guardate. Felicissimo veramente di averlo tra le mani e andiamo a montare nella ciotola turca. Vediamo come si comporta. Al solito si comportano bene. Pennello di qualità, grande Simpson, Alexander Simpson, England, UK. Allora, goccio d'acqua. E continuiamo il nostro montaggio. Bella, bella giornata di ieri. Con Alpi, con il mio amico Alpi, che siamo andati a trovare di nuovo Donato, perché avevo bisogno di qualche informazione tecnica che non vi posso svelare, perché chissà che più avanti non ci sia una sorpresa. Ma non vi svelo niente, meglio ladri che spie. Ma vi assicuro che sto lavorando per voi, per la famiglia del canale. Quello sicuro, quello ve lo posso dire. Allora, monta veramente bene, guardate, fantastico. Sprigiona una fragranza, ragazzi, come al solito unica, lo dico sempre, ma a trovarlo un prodotto che non è valido, eh? Tutti meravigliosi. Uscire l'aria e direi che siamo pronti. Si va a rasoio Omega Barber Pole Closet Comb. Via. Vediamo di lordarci bene la maglia. Vediamo se ce la facciamo a non sporcarci. Barba di nuovo di 2 giorni, è solo una ricrescita. Però io domani mattina devo essere sbarbato assolutamente. Quindi anticipiamo. Quando faremo poi più avanti il video con il mano libera, avrò bisogno di una barba decisamente un pelo più lunga, quindi un 3-4 giorni. Per ora ancora die rasoio di sicurezza, sicurezza, double edge, sicurezza, vabbè, intanto mi escono ste chicche. Allora, crema innanzitutto questa
Shaving cream è superlativa. Fragranza spettacolare. Risalta veramente tanto il sentore di lavanda. Ed è morbidissima in viso. Guardate. Pennello Ciabbi, tanta roba, quanto lavora bene. È un sintetico, signori, ma di gran qualità. E i sintetici, ripeto, fanno parte del mio gusto. Secondo me i sintetici lavorano veramente alla grande, senza nulla togliere agli amanti del tasso, del cavallo, del setola di maiale, ci mancherebbe. Però sapete che faccio sempre questa scelta animalista. Se posso, prendo il sintetico. Anche se uno di tasso della Simpson lo comprai. Anzi, mi venne addirittura regalato. Mi venne regalato, fortunatamente, eravamo sotto qualche festa e conoscendo la mia passione, mi hanno fatto un bel regalo. Bene. In questo momento profumo di lavanda, come un campo di lavanda. Fantastico. Bene. Voilà. Goccio di allume di rocca, come sempre, perché sennò mi scivolano tutto dalle mani, con le mani umide. Vai, rasatura wet shaving, rasatura bagnata, si fa. Ah, un amico del canale mi chiedeva giustamente, ma perché fai pelo obliquo? No, anzi, pelo, contropelo e poi obliquo. Il contropelo non si fa per ultimo? Sì, in realtà sì. Però io, come vi ho detto in un precedente video, la mappatura della mia barba in viso è pazzesca, cioè a mille versi, perché da ragazzino l'ho tagliata in mille modi, mille versi, quindi è fuori controllo la mappatura del mio pelo. E quindi mi sono adattato con quei tre passaggi, in quei modi, e mi trovo bene tutto qui, però concordo con lui che nel dire che il contropelo è quello finale. Io invece faccio pelo, contropelo e per finale l'obliquo. Cambia nulla, il risultato è sempre eccellente. Però diciamo che regole in teoria non ce ne sono. Fate come vi trovate meglio. Uno dà delle indicazioni, poi fa come si trova sicuramente meglio e secondo le vostre esigenze e o gusti o abitudini. Però lo ringrazio per l'osservazione, come lo stesso amico che ha fatto l'osservazione sul consiglio antimuffa, per evitare le muffe nei saponi. Fatemi le osservazioni perché ne ho bisogno, tantissimo. Siamo di nuovo qui a rasarci di sera, pomeriggio tardo. A noi anzi, a me la lezione non mi basta mai, eh. Mi viene meglio la mattina e continuo a farla al pomeriggio. Vabbè. Per esigenza. La si fa quando si può. Poi questo è il mio momento dove ho più tempo, dove posso rilassarmi di più. Perché ricordiamoci che questo è il momento del relax. Adesso perché sono in vostra compagnia, se no mi attacco la mia musica con calma, ascolto la musica, faccio piano pianino.
e mi prendo il mio quarto d'ora di super relax. Ok, prima passata se n'è andata. Vai con sto campo di lavanda. Goccio d'acqua. Se vedete che è troppo asciutta, bagnate sempre, mi raccomando. Tanto lo vedete quando chiama acqua. Non deve essere troppo a stucco. Se no la lama non scorre bene. Soddisfattissimo di questo pennello, di questo brush. Accontentiamo l'utente, facciamo la cosa inversa. Prima del contropelo facciamo l'obliquo. Ascoltiamo il suo consiglio. Vediamo. Se ci dà qualche beneficio in più, che non guasta mai. E direi che non ha guastato sicuramente. E ora il contropelazzo. L'ultima fase dove andiamo a farci lisci lisci. A tanti non piace essere troppo lisci. Invece io adoro essere liscio. Vedremo poi col mano libera se sarà possibile essere lisci come intendo io. La vedo dura, ma sarà questione di pratica. Anche lì, vediamo. Io ce la metterò tutta. Per raggiungere lo scopo finale, ce la faranno i nostri eroi? Vedremo. Contropelo. Mica male.
Direi che allora la differenza, ma sono sincero, non, per me è cioè, uguale fare prima obliquo, cioè prima contropiede poi obliquo, comunque il risultato è sempre lo stesso, sono bello liscio. Allora, sciacquiamo con acqua fredda, non vedo punti da, sì, ecco, appena detto, non vedo punti da, eccolo, beccato uno. Famosi punti dove l'abbiamo fatta da ragazzino in mille versi. Ecco. Lavanda, quindi asciugamano viola abbinato. A touch of class, un tocco di classe, scherzo, io scherzo sempre, faccio sempre il cretino. Allora, vediamo un attimino. Sì. Liscio, 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 liscio. Ottimo lavoro, ragazzi. Allora, a sto punto, andiamo di cella. Floreale, questa fragranza floreale. Allora, prima ci splashiamo in testa. Perché prima ho fatto la testa, come ben sapete. Come consuetudine. Beh. Tanta roba. Molto buona. Parecchio la sento alcolica, ma buona, mi piace. Super fantastica. Promossa. Promossa cella, promossa. Voilà, ci siamo. Ragazzi, anche oggi abbiamo concluso. Scusate se sono stato rapido, così nessuno più si lamenta che sono mi dilungo troppo, no, scherzo. Allora, oggi abbiamo parlato di Simpson, quindi shaving cream, cella, questa colonia fantastica floreale e il mitico Simpson Chubby 2 sintetico. Grazie a tutti come sempre per la vostra attenzione, siete fantastici, calorosi, vi sento tanto vicini, grazie mille, mi fa un piacere immenso. Commentate, mettete like o anche un no like se non vi è piaciuto il video. Un saluto a tutti da Andrea, ci vediamo presto e ricordate che avrò una sorpresa a breve da farvi, ma non posso svelarla. Ciao a tutti, stay traditional, ciao!